Quanto lui sa assai, questa l'ho scritta io quando ero a Londra, tanti anni fa. È inedita. Oh! Poi a un certo punto è emigrato negli Stati Uniti per cercare, insomma, di trovare un modo di resistere. L'ultimo invece è dedicato a un pedagogo, insomma, che si chiama Goldsmith, e un giorno del 1942 fece un gesto passato alla storia, perché lui era il direttore dell'orfanotrofio che si trovava nel ghetto di Varsavia. Il giorno in cui i nazisti vennero a riportare i bambini e deportarli appunto nel campo di concentramento, a lui fu offerta la possibilità di salvarsi, ma questo maestro di vita decise di non abbandonare i suoi bambini, li accompagnò e andò al suo destino. Volevo appunto chiedere a Bovalo perché ha scelto in questo momento di dedicare due brani, questi due personaggi. Perché la canzone rispetto a un libro è una puttanella che va in giro masterizzata, tutti se l'ascoltano, e quindi è proprio un uso buono, secondo me, raccontare cose anche che nessuno sa ma che sono importanti con una piccola canzone. Anche perché per essere proprio un tramite, come lo è una chitarra in un'osteria che tutti suonano, la chitarra in osteria ha una forza e un valore più grande rispetto a una chitarra che sta dentro uno studio discografico, perché anche la chitarra è una puttanella, è anche una donna che magari si dà con amore in giro, regala molto di più di una chicchia che non tromba mai. E quindi proprio la canzone, con una piccola frase, un po', non dico certo cambiare il mondo, assolutamente no, però spostare un po' la mente su fatti avvenuti, su poeti esistiti e abbandonati, perché nelle scuole non si parla né di Carnevali né tanto di Goldsmith. E perché non nominare una scuola al maestro Goldsmith? Perché non ricordare che qualcuno ha avuto una forza e un coraggio molto più giusto per essere santificato, secondo me, rispetto a Wojtyla, che, come Benigni diceva, Wojtylaccio a me mi piaceva. Ah,
siccome i papa sono, ora c'è quello buono, poi c'è per chi c'era prima quello cattivo, poi c'è quello buono, ma io ho un mio caro amico che fa dei ritagli sui giornali e ha scritto sesso col sesso, riaprire il night il papa ai fedeli, questo è il suo sogno, ecco. L'amico a cui ho dedicato il disco, Andrea Lo Schiavo, che fa questi ritagli di giornale, c'ha questi pensieri, è cattolico, però allo stesso tempo sa che il paradiso sulla terra è abbracciare le donne, per lui poi conosce anche i bambini a abbracciare, è un paradiso, però se non sono tuoi, perché se è tuo poi pesa anche sullo stipendio, sulla rottura con due sull'alzarsi per portare a scuola. No, poi comunque io lo lascio il microfono, perché anche c'ho un pensiero che poteva avere Dino Risi. Nel mezzo della conferenza tutti ammirarono del miglior cubo, la circonferenza, perché la gente poi si addormenta, si guarda intorno, ma avendo un po' di piacere anche, almeno io alle conferenze faccio questi lavori, non ho mai seguito una messa per intera, anche se mi ci obbligavo, mi ricordavo solo la messa finita, andate in pace, grazie, arrivederci, che mi ci obbligavo la messa. E così anche la conferenza, insomma, cominciamo velocemente, ognuno a casa sua, portate il disco. Ringrazio comunque anche troppo Simone, davvero grazie, cioè, a me piace questo fatto di essere un tramite, perché una canzone è un tramite, anche quando è un po' bella, uno poi la sente e dice, e un altro dice, sembra un po' Paolo Conte, chi è Paolo Conte? Poi vanno a sentire Paolo Conte e così tramite me sono arrivati al maestro, tramite Paolo Conte arriveranno poi a Duke Ellington, poi arrivano a Bach, poi è tutto questa canzoncina tramite, ecco. E a me piace questo l'aspetto che c'ha la canzone, perché va per le spiagge, va per le macchie, anche faccio canzoni, diciamo, da automobili invernali, salando proprio come uno che ha lasciato la fidanzata oppure spera di tromballa e quindi mette una canzone un po' triste, sai, allora vai a costa, ti dà un po' di tristezza, io con le buche in bocca, quindi faccio un tipo di canzone non molto estiva da spiaggia, e quindi te c'ha pianto, ma se c'ha pianto è che via, poi penso a me che lo porta piangere. Scherzando, storno sempre lì per sdrammatizzare, insomma.